Paro, collezionista, non solo di pesci, perché a Borgo Pallino c'è un altro museo. Ora vi do la brochure, se ci andate, dovete dire vogliamo vedere i pupi del signor Garifo e devono accendere la registrazione che c'è, la mia voce è quella che presenta, una persona che presenta ed è bellissimo. Vi do la brochure, se ci andate, dovete dire che potete registrare. Sopra, nella casetta sopra, Sì, c'è il museo con i d'accordo, miei pupi. A grazie. casa mia c'è un'altra casa museo, io abito vicino a casa tua, via Giorgione numero 8 o 20, La casa di Giacomo Matteo. di Sì, Partenico. perfetto. Allora, come vi dicevo, io non sono figlio d'arte, non sono pupario che vivo di questo, ma vivo di soddisfazione, perché ho fatto sempre spettacolo per beneficenza, per aiutare i poveri, per le ricerche, per l'Eritrea, per l'AIDS, per il cancro, per tutte queste cose. Io ho detto sempre, però in vaglia lo voglio fare io. Pagavo chi mi aiutava, lo portavo a mangiare, perché mi piace. Non vivo di questo, perché se mi fanno qualche piccolo contributo per l'associazione, io lo investo sempre qua, a comprare cose o materiale per fare qualcosa. E quindi sono soddisfatto. Non ho nessun vizio, non ho mai giocato, non bevo, non fumo, non ho nessun Per vizio. passione. E quindi il mio, Per chiamavolo pure passione. vizio, i vestiti le fa mia moglie, prima mia moglie L'hai me le visto. dicevano, poi le sposate, guardate che c'è qua, Thanks. Angelica, quella che ha fatto impazzire Viene come Orlando, tavolo guardate, finale. Carlo Magno, guardate anche di Parla dietro, di Carlo guardi, Magno. Charlemagne, Rolando, Rinaud, in francese, Orlando Rinaldo, Angelica abbiamo detto. Il Marchese Quello Oliviero, strabico la è bella Orlando Alta, Rinaldo. spiego? Quello strabico è Orlando Rinaldo. Orlando, cioè, sì. Ah, sì, Quello delle mattine è più bello, quello di casa mia è ancora più bello, perché uno c'è la mia figlia e non me lo vuole dare. Questo è fatto per me, quindi è mio. E qui ho preso questo l'ho comprato così. Orlando era strabico. Così. Allora, Orlando di questa è Alta, zio. bella, la moglie di Rinaldo, questo è il desiderio di Lombardia, quello è Duca, nome di Baviera. Questo porta la farfalla, l'aquila, guardate per fare una cosa adesso qua. Mettiamo il dado qua sopra, esce questo, che è uguale a questo, vedi? Uguale. I colori cambiano, dipende dall'armatura, vedete? Ci vuole tanta pazienza, tempo, e poi si taglia. C'è una che non è ancora pronta, ora la faccio vedere. Così non ti piace la bestia, no? Questa qua, guarda, questa. Ancora è qua, prima di era così, vedi? Ancora si deve pulire poi e diventa come quella, vedi? Si vede? Apila. E così anche il leone, questo è l'assalto del leone, guardate, la testa del leone, guardate. Il leone. Vedi? Sempre qua, martello, boom, boom, boom. Allora, passiamo al questo, se non avete capito, sono le pesce che io faccio, ma col tempo ne faccio tanti. E poi, ora, siccome c'ho ancora un costruttore a Palermo, glieli porto a centinaio, dico fammi questo esemplare, e ci devo portare tutti i pregi di quell'esemplare, ok? Allora, vi voglio far vedere come si fa a muovere un pupo, come fa a camminare, come fa a fare una battaglia, va bene? Questo era lei quando era giovane, giusto? Sì, questa è la mia vita da pupare. Io mi ricordo, mi Io ricordo. avevo 5 anni quando andavo con il nonno, Ah, ma il no, mio père, a vedere lo spettacolo, petit, io piccolo, ah. vedere, entrato in tunnel, Quando ero mai uscito bambino, fuori. portavano questo Allora, qua a prima scuola. voglio dire una cosa, l'opera dei pupi, A tutta ai miei scuola. tempi, l'opera dei pupi ai miei tempi andava fortissimo, perché non c'era Sì, cinema, non sì, sì. c'era televisione, non c'era il Chiaramente. magonno, l'arrivo del cinema, televisione, computer. Stavo sempre indirizzando. Io facendo il macellaio guadagnavo bene, non ero sposato, e compravo dei compagni che mettevano. A Borgo di Pallino c'è un pupo che c'è 130 anni, è pazzo, perché ne avevo 25 e l'ho comprato dal nonno del compagno che c'era a quell'epoca, quindi più di 100. Allora, non si faceva più l'opera dei pupi e chiudevano. E io un giorno, Fico Costanzo, tu l'hai conosciuto? Cugino di mio papà. Amico mio, da piccolo, lavorava a Città del Mare. Disse Pippo, ma Città del Mare, spettacolo che non avevo fatto più, che dicevo con 100 anni, dopo 30 anni non venite più. Perché ci abbiamo sbagliato qualcosa, qualche aiutante, perché eravamo in 6. Non dice, non avete sbagliato, solo che hanno dato la relazione a gente di fuori, questo per fare il continuo lavoro. E quindi a voi non mi vogliono più.
successo come me, quando caso mi trovo la sera. Per me pare che cancero, mi dice, ma niente ma fare tu. Hai dato ricordia, ti scrivo una canzone e sono te paladino. Io non canto, ma me la resto. Se mi mettete là, io vi faccio vedere. Questo è.